Ciao, sono Jessica Resteghini, ho 34 anni, sono un'attrice e ho il cancro. Questa è la mia storia. Ciao ragazze, io mi trovo in via Piero della Francesca 8 a Milano e sono a Gaia Boutique, una boutique super 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 carina. Adesso vi presento chi sono le proprietarie di questo splendido negozio. Ciao, Ciao, piacere, io sono Jessica Carla, ciao Jessica, Resteghini. ben arrivata, siamo contenti di Grazie. conoscerti. Anch'io sono contenta di essere qui da Gaia Boutique, sono davvero felicissima. Bene, senti, raccontaci brevemente la tua storia. Come hai scoperto questa cosa? Dunque, io ho scoperto di avere il cancro al seno facendo autopalpazione. Un giorno mi sono resa conto di avere questo piccolo chicco di caffè, questo sassolino nel seno sinistro e dopo un momento di buio totale dove ho pianto per tipo Immagino. 15 minuti ininterrottamente, ho deciso di prendere in mano la situazione e di andare a farmi vedere. Al terzo tentativo, la terza struttura, mi hanno preso e mi hanno detto: ok, adesso tu farai tutti gli esami del caso perché questo è un cancro maligno e ti mettiamo in lista per la mastectomia. In realtà ho reagito male all'inizio, ma poi ho reagito bene, Immagino. anche perché ho fatto questo canale che si chiama Che ti sei messa in tetta, che è seguito, ci sono dei video che sono molto 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 visualizzati, hanno tantissime visualizzazioni e del quale io sono davvero molto contenta. Bene, perché così hai sdoganato un problema che in effetti molte donne hanno e non hanno magari il coraggio di Sì, parlarne. perché bisogna anche togliere questa forza, questa parola così brutta. Togliamola questa forza. La parola cancro è brutta? Sì, ma se noi la diciamo, più la diciamo e più questa parola perde forza. Secondo me è Ok, così. questa è la tua forza anche secondo me. Vedo che sei positiva Super sempre, positiva. sei. Sì, è vero, è vero. Volevo chiederti una cosa anche. Ok. Che tra l'altro è inerente proprio al nostro lavoro, ma il reggiseno l'hai trovato? Allora, dunque, il Eh? reggiseno sì. Ma io l'ho dovuto prendere su internet. Davvero? Sì, perché non trovavo nessun posto che vendesse reggiseni che si allacciano davanti e con il materiale giusto. Allora sono andata su internet, ho trovato questo reggiseno post mastectomia e ho preso questo. Però il problema è che non l'avevo provato. Quindi io Questo è un è problema, in un realtà, problema è un abbastanza problema serio, grosso. E certo. allora, per il primo mi è andata bene, per il secondo assolutamente no, l'ho dovuto rimandare indietro. E diciamo che avere in realtà un punto fermo dove poter trovare aiuto È una bella cosa, sì, direi di sì. soprattutto perché la tua è una fase di vita, Certo. perché poi passa, perché poi queste cose si superano, ci teniamo a farle diventare belle come prima e quindi dopo aver dato magari il primo reggiseno aperto davanti, in cotone, con non troppo stretto per non creare problemi alle Sì. cicatrici, passiamo poi in una fase successiva, dopo 3 mesi, diamo il reggiseno magari allacciato dietro, sempre senza ferretto, morbido, comunque che non costringa, fino ad arrivare a qualcosa di più carino nel Sì. giro di un anno. Un bel reggiseno in pizzo, sempre senza ferretto, però morbido, che ti riporti a sorridere, ad essere la donna che eri prima. Sì, a ritrovare praticamente la femminilità Perché che un po' sì, si perde con questi reggiseni un po' certo, grossi. infatti, quindi noi cerchiamo di aiutarvi a superare questo scalino che la vita ti ha messo davanti, ma che poi si può superare. Sì, sicuramente si supera, si supera. E ci siamo dette un sacco di cose. Certo. Io alla fine di ogni video faccio una cosa, tu mi dovrai copiare, ok? Ti Sì. fidi? Certo. Si guarda in camera. E si dice, Forza! forza!